La mafia uccide, il silenzio pure. Così è stato scritto su di uno striscione, sventolato lungo il corteo che ha marciato i 100 passi. Il cammino di Peppino impastato verso la morte, quasi come la passione. Dalla prima sede di Radio Out a Terrasini in Corso Vittorio Emanuele fino a Cinisi, alla casa natale di Impastato, che viaggiò a bordo della sua Fiat 850. La storia e l'impegno delle militanti di Democrazia Proletaria come patrimonio per le nuove generazioni. L'esempio di chi ha combattuto ed è morto per trasformare la società, utile per ricostruire identità e capacità di iniziative di riscatto. Tra Terrasini e Cinisi più di 6.000 persone, quando invece ai funerali di Peppino vi furono non più di 1.000 persone. Il fratello di Peppino, Giovanni Impastato, commenta: mai una manifestazione antimafia è stata così partecipata. 30 anni dopo la notte, tra l'8 e il 9 maggio, quando Impastato, terrorista, morì durante il tentativo di piazzare una bomba sul binario della ferrovia. Sì, davvero, così si raccontò. Perché i killer di Tano Badalamenti lo uccisero e poi, per simulare l'attentato, esplosero il cadavere sul binario. Lo stesso giorno della scoperta di Aldo Moro morto. L'epoca del terrore. Oggi il sindaco di Cinisi, Salvatore Palazzolo, annuncia: a fine giugno l'aula consiliare del comune sarà intitolata a Peppino ed il paese sarà riconosciuto come suo e non di Tano Badalamenti. Quando il serpentone umano, dopo 2 ore di marcia, è arrivato a Cinisi, tanti hanno intonato e cantato Bella Ciao! L'antimafia di Impastato in fondo era questa, era una grande capacità di indignazione, di denuncia, di ribellione, di disobbedienza diremmo oggi. Ecco, io penso che bisogna recuperare questa funzione, che è il tema classico dell'antimafia sociale. Aggredire i patrimoni, le ricchezze, i capitali dei mafiosi da un lato e dall'altro però costruire una cultura delle libertà, dei diritti, delle garanzie, senza le quali le mafie rigenerano potere e consenso. Io penso che in nome di Peppino anche la sinistra può ritrovare le sue ragioni in una terra come la Sicilia, contro ogni deriva moderata, contro ogni deriva consociativa, e la sinistra vive di questa identità. Non basta l'essere democratici, bisogna essere di sinistra e, come diceva Peppino, in queste terre anche rivoluzionari. Coniugare l'impegno per la legalità contro la mafia con lo sviluppo dei diritti, lo sviluppo sano del territorio sul piano economico, occupazionale, sociale, culturale. E questa è la nuova frontiera su cui dobbiamo impegnare l'antimafia. Non dobbiamo separare la dimensione della legalità da quella dello sviluppo e dobbiamo fare un'antimafia creativa, vivace, socialmente in grado di farsi capillarità, di entrare nella vita quotidiana, di sostenere le imprese, gli imprenditori, i professionisti, i giovani. Ecco che questa nuova antimafia che dobbiamo costruire ha alle spalle lo stimolo, la vitalità, la creatività di Peppino Impastato.